imparare cose nuove, diventare sempre più autonomi ma mai dimenticare di divertirsi. Ha preso il via il nuovo progetto Nel Blu Dipinto di Blu, ideato da ASI, Comitato di Pesaro Urbino, per donare ad alcuni ragazzi con disabilità dei momenti di condivisione e di socialità. Oggi siamo nel nuovo centro natatorio di Fano per conoscere al meglio questa bellissima iniziativa. Il progetto nasce da un'idea della referente del progetto, che è Federica Alessandrini, l'insegnante, che mi ha coinvolto a livello personale, ha coinvolto un po' tutto il mondo ASI per una necessità logistica, organizzativa, ma soprattutto professionale. Della dirigente scolastica Eva Lisa Pettinari ha subito fatto in modo che questo progetto venisse realizzato nel minor tempo possibile. Abbiamo coinvolto poi il comune e con i servizi sociali, abbiamo coinvolto Paul Hauser e insieme abbiamo organizzato questo nuovo progetto dedicato ad alcuni bimbi con disabilità del circolo didattico statale di Sant'Orso. L'idea è quella di portare questi bimbi con disabilità dell'istituto del circolo didattico statale di Sant'Orso appunto in orario scolastico a fare un'attività in piscina. Quanta durata avrà questo corso? Per 8 lunedì, quindi tutti i lunedì di aprile e tutti i lunedì di maggio, questi bimbi saranno accompagnati appunto durante l'orario scolastico nella piscina. Qui, insieme ai professionisti dell'ASI, avranno la possibilità di sperimentare in acqua, di muoversi, di socializzare, di fare un avviamento al nuoto, di avere momenti di acquaticità, sicuramente in un contesto di divertimento, in un contesto sereno, in un contesto di gioco. La frequentazione al corso avrà un costo? Per le famiglie no, è gratuita, però ovviamente il progetto prevede un bilancio importante perché vi sono spazi dedicati, insegnanti dedicati, il trasporto è dedicato al singolo bimbo. Abbiamo trovato, oltre al circolo didattico di Sant'Orso che mette del suo, abbiamo trovato 3 ditte del posto che hanno finanziato il progetto. Poi c'è Daniele Grassetti, in arte Dani Walks Europe, che conosciamo, sta girando l'Europa in solitaria in bicicletta e proprio in questo momento sta raccogliendo fondi per questo progetto. Quindi ne approfitto per fare un appello.